Diamo il benvenuto ad Andrea Boggio, Country Head per l'Italia di Jupiter, al quale vogliamo innanzitutto chiedere una riflessione su come è iniziato questo 2019 e parallelamente, dato che è il tema di quest'anno, del Salone, una riflessione su come si integra il tema della sostenibilità con la vostra proposta commerciale, con il vostro modo di essere. Perfetto, grazie. Ma parlando del 2019, un anno cominciato per con i mercati in maniera interessante e si è fortunatamente riflesso anche nell'atteggiamento dei nostri clienti investitori positivo, perché abbiamo visto ad esempio un ritorno di interesse per i temi obbligazionari e Jupiter, diciamo, ha il proprio fondo flagship è proprio Dynamic Bond obbligazionario, per cui un ritorno di interesse per questa asset class che per noi è molto importante, ma in generale però un atteggiamento abbastanza prudente, perché vediamo tutto sommato il mondo del collocamento molto fermo, come lo è stato anche nella seconda parte dell'anno scorso, e un pochino più interesse per il mondo delle gestioni patrimoniali o delle soluzioni di architettura aperta ma in forma di white label, quindi progetti che legano molto le reti alla casa di investimento. Per quanto riguarda i temi di sostenibilità ambientale, Jupiter può vantare il primo fondo mai lanciato in Europa nel campo della sostenibilità tematico ambientale, e in generale Jupiter è un'azienda che si pone già dal 2000 ad esempio con una forte impronta alla sostenibilità. Dal 2000 abbiamo firmato un impegno per le carbon disclosure tra i primi in Europa, nel 2008 abbiamo accettato i principi di investimento delle Nazioni Unite responsabili, e nella nostra gamma ci sono due fondi appunto specializzati, uno è quello storico da oltre 31 anni dedicato ai temi ambientali e l'altro è un fondo un po' più moderno, multi asset, che riesce a coniugare da un lato l'investimento che abbia un ritorno ovviamente e quindi che diversifichi anche il portafoglio, ma dall'altro molto attento ai temi sostenibili, quindi un multi asset a vocazione sostenibile ed ecologica.